Mancava di capello la Juventus e si sapeva. Ha dato forfè improvvisamente anche Rivera. Così, priva entrambi delle loro mezzali nazionali, Juventus e Milan si sono date battaglia di fronte a 70.000 spettatori. Ha vinto la Juventus, che si è mossa meglio, corso di più, ha sfruttato la condizione atletica più felice di parecchi suoi uomini e che, soprattutto, aveva chiaramente stimoli superiori nel cercare il punteggio pieno. Tra i migliori in maglia bianconera, oltre a Salvatore Spinosi e Anastasi, il giovane Viola è Furino, che vediamo impegnare Vecchi nella più bella parata della partita. Del primo tempo rossonero ricordiamo questa azione a due, Bigon, Chiarugi, Bigon, con il centravanti che perde l'attimo favorevole. Poi è ancora la Juventus a riprendere l'offensiva. Dopo una mischia su punizione di Causio, Altafini mette a lato di testa. Poco dopo, Altafini ruba palla e tempo ad Anquilletti, ma mette ancora fuori. La ripresa comincia con i bianconeri in curioso pressing. Le notizie che giungono da San Siro spingono la Juve a una carica ancor più veemente e dopo questo tiro alto di Furino al primo minuto fanno centro. Anastasi approfitta di una incertezza di Anquilletti, lo supera, punta a rete e tira dritto dritto nel 7 alla destra di Vecchi. All'ottavo ancora Anastasi di scena, scende sulla sinistra, rientra evitando due rossoneri e spara, a lato di poco. Replica il Milan con questo lancio di bianchi per Bigon che Zoff ferma in uscita. Trentesimo minuto, veloce spunto di Causio che centra, deviazione di Anquilletti, testa di Altafini sull'esterno della rete. 32esimo minuto, punizione di Causio. Altafini spiora la sfera e batte imparabilmente il portiere rossonero. La partita finisce qui.